piano, via, si comincia, via. Via. Vado piano piano come sempre. Come avete le voci, ci tagliano. Giusto. Ok. Puoi andare nel mezzo. La. Allè! Ma certamente io ringrazio sentitamente il presidente Renai dell'Acquedotto del Fiora, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, gli uffici della provincia di Grosseto per questa azione importantissima di sensibilizzazione nei confronti del rispetto ambientale, della circolarità, del consumo delle acque, e quindi veramente momenti come questo sono importanti. La distribuzione di queste borracce è sì simbolico ma anche utile, affinché appunto si possa ogni giorno avere davanti un monito di rispetto verso l'ambiente, verso la nostra madre terra. E quindi verranno posizionati 4 stazioni dell'acqua, 10 beverini e poi tutta una serie di conferimenti di borracce, appunto a sottolineare l'importanza di questi aspetti che da ora in poi anche nell'agenda europea saranno sempre più importanti e saranno al primo posto. Presidente, Acquedotto del Fiora è sempre più presente sul territorio, oggi inaugurazione di questa nuova casetta dell'acqua proprio all'interno di un istituto che è quello dell'agrario, ancora più vicino al territorio ma soprattutto alla gente e ai ragazzi in questo caso. Ma devo dire che questo progetto è una vera soddisfazione. L'abbiamo fatto con Cassa Risparmio di Firenze, che ha mostrato una grandissima sensibilità. La Fondazione da subito ha finanziato e compartecipato con noi questa azione, che è un'azione, come ha detto lei, ambientale a tutto tondo, perché fonde dal risparmio della plastica all'educazione delle nuove generazioni, alla presenza nel territorio. Noi siamo stati un veicolo, devo ringraziare anche l'istituto, il dirigente scolastico, la provincia, che si sono subito attivati perché questo progetto diventasse operativo. Quindi io credo sia un momento felice questa inaugurazione, perché poi parte da qui e ne avremo molte altre, perché abbiamo sia dei beverini alle casine all'interno di tutta la provincia di Grosseto. Presidente, di che investimento si parla? Si parla di investimento di 50.000 euro, quindi sono più di 6 casini dell'acqua, a Beverini, sia al Giglio, a Castiglione della Pescaia, insomma distribuiti all'interno del nostro territorio, che vanno dalla scuola della prima infanzia fino agli istituti superiori.